Ok, stiamo registrando. Benissimo. Allora, Emiliano, eccoci. Dovevamo vederci su Instagram, ma abbiamo avuto problemi di condivisione, per cui registriamo qui, poi la mettiamo in rete ed è la stessa cosa. Ci scusiamo per chi Va si era benissimo. collegato, ma insomma, né io né te avevamo piacere che andasse così, però era anche giusto fare questa piccola chiacchieratina, insomma. Io approfitto di te, ci conosciamo, c'è un'amicizia e chiaramente poi ci presentiamo e ti presenti. Il problema, chiaramente in questo caso di cui parliamo, è la perdita o assenza di capelli ed è per quale motivo collegato al mio lavoro, perché comunque occupandomi di terapie ormonali sostitutive, nelle mie terapie propongo terapie ormonali, le quali, appunto, senza andare nei dettagli, però chiaramente alcuni derivati del testosterone, come ad esempio il DHT, o molecole parallele come chi fa magari uso di molecole alternative come il Masteron, che è un DHT, insomma, una molecola con un gruppo metile in C2, o il Mesterolone che ha un gruppo metile in C1, cioè tutte queste diciamo qui, ormoni vicini, molto vicini al testosterone, e vanno a un certo punto a predisporci un po' a una perdita abbastanza più o meno veloce di capelli. Penso poi ci sia una componente di tipo genetico, androgenica. Io leggevo, poi lascio la parola a te, mi sono preparato qualche domanda perché insomma, Sì. mi farebbe piacere sapere qualcosina in più, che nasciamo con 5 milioni di follicoli, quindi abbiamo una bella eredità alla nascita. Poi sono le fasi di cui io non ho competenza e appunto di cui tu magari parlerai un secondo, se ti va l'ANA, GenCata, GenTelogen, ma non siamo qui a fare una lezione No, di sì, biologia. guarda. E quindi lascio No, la esatto. parola, se ti presenti, mi dici cosa ti occupi e poi dopo sulla metodica che ci proponi mi sono preparato una serie di domande che voglio conoscere anche io. Certo. Intanto grazie Andrea per la tua specialità. E, guarda, io sono Emiliano Rossi, ovviamente, mi occupo di tricopigmentazione. Ovviamente ho anche la formazione per quanto riguarda la mia accademia, l'Accademia Italiana di Tricopigmentazione, quindi io formo, diciamo, le persone che vogliono approcciare a questo trattamento. Che cos'è la tricopigmentazione? Probabilmente si chiederanno in tanti, no? Magari anche tu ti sei Eh sì, incuriosito un po', la no? mia diretta con te è egoistica, perché interessava a me, dico, ma ne approfitto. Certo. Sono capelli, poi ci si è fatta la soluzione etica, innovativa fondamentalmente, e fa parte del mondo del tatuaggio estetico, quindi tutto quello che è il mondo del tatuaggio della micropigmentazione. Quindi è un trattamento che ha una bellissima soluzione per coloro, soprattutto Andrea, che hanno perso ormai definitivamente tutti i capelli, ovvero coloro che sono arrivati a uno stadio della scala Norwood, ad esempio, dalla 5 alla 6 alla 7, non hanno più diciamo soluzioni per le mani. Questo è un trattamento molto molto bello, particolare, che va a creare un effetto rasatura sul cuoio capelluto, e quindi praticamente vai a togliere completamente l'inestetismo della perdita dei capelli e la classica Il classico Esatto. Lo vuoto, no? rientri poi Fondamentalmente. da questa immagine appunto di effetto rasato, diciamo alla fine, no? Esatto, ma non solo. Ovviamente la tricopigmentazione negli ultimi anni è esplosa perché andiamo a aiutare le persone che vogliono co coprire diciamo, un diradamento, quindi si può andare anche su la pista dell'area da trattare, ma molto più importante, la tricopigmentazione va a aiutare tantissimo a livello estetico coloro che soffrono di alopecia universale, alopecia areata, quindi tutte quelle persone glabre che non hanno più un pelo proprio dalle sopracciglia, qualche pelo, ma tutto, noi andiamo a ricostruire tutta la calotta cranica, ovviamente con l'effetto rasato di questo microbulbo che sembra un microbulbo in ricrescita. E poi, dall'altro, interveniamo sul post autotrapianto, quindi post cicatrice, noi andiamo a coprirla, e quindi post intervento chirurgico, post intervento. Questi sono i campi. Ovviamente
è da spiegare in cosa consiste, no? Sì, adesso queste sono chiaramente le soluzioni... ti parlo subito. C'è un po' di problema di connessione, si perde qualche parola, però ti riesco a sentire bene, quindi anche chi ascolterà comunque, insomma, giusto, non è proprio perfetta, ma va bene così, dai. E, ti faccio la domanda da pauroso, poi lascio nuovamente a te, così ci spieghi. Perché io sono pauroso di tutto, è una tecnica molto dolorosa, nel senso molto fastidiosa? Allora, assolutamente non è fastidiosa, non è dolorosa, perché ovviamente in cosa consiste questa tecnica? Nell'introdurre, quindi nell'inoculare, una microparticella di pigmento, ok, quindi un colore, che va a simulare un micropuntino in ricrescita. La differenza, ad esempio, tra il tatuaggio, quello classico artistico che abbiamo tutti, è la profondità di entrata di questo aghettino. Quindi nel tatuaggio artistico, così si capisce anche un po' le differenze, no? Si supera la barriera del derma papillare, entra nel derma reticolare e lì si deposita. Ok? Mentre nella tricopigmentazione bisogna essere dei cecchini. Bisogna introdurre questo micropuntino, si deve fermare nel derma papillare dove non c'è vascolarizzazione fondamentalmente, okay, e rimane più in superficie, quindi è veramente non è fastidioso affatto, è una specie di punzecchiatura. E dà un semipermanente, cioè richiede chiaramente poi delle rielaborazioni future a distanza di tempo? Allora, guarda, ci sono due tipi di protocolli. Io il mio protocollo di lavoro, come lo sono studiato, sono oltre 13 anni che faccio questo trattamento, ho un protocollo di lavoro dove uso una pigmentazione permanente. Okay. Permanente vuol dire che una volta che uno fa il trattamento, andiamo a coprire tutta l'area, ma il trattamento più invecchia più diventa bello, nel senso che la colorazione regredisce con la nostra fisiologica anzianità. Okay. Quindi non lo deve per forza ritoccare, mantenere. Io ad esempio ce l'ho da ormai 13 anni, esatto, non lo tocco da 7-8 anni. Sì, e quindi non c'è proprio, diciamo, la necessità per forza di mantenerlo in un certo modo. La cosa importante è la manutenzione sul cuoio capelluto a livello di benessere sulla pelle, quindi protezione solare. Certo, che è ospitato proprio nella pelle, come ti ho detto, in una zona superficiale, quindi non deve essere insultata chiaramente dagli agenti esterni, specialmente come di la luce del sole, deve essere ben calibrata, insomma. Io ti volevo chiedere come si svolgeva, perché già abbastanza preciso nella presentazione, cioè è chiaro la metodica, hai spiegato anche il motivo del perché deve essere più superficializzata rispetto a un tatuaggio. Sì, certo. Me l'hai... Ma ecco, soprattutto per evitare cambiamenti di colore, no? Perché se noi superiamo una barriera della pelle, quindi entriamo nel derma reticolare, quasi ipoderma, allora lì il colore può cambiare perché si deposita in fondo. Okay? Allora lì va a interagire con tutta la nostra vascolarizzazione, tutto il mondo del derma. Quindi poi perde la sua omogeneità, insomma. Esatto. Che ti volevo dire? Sicuramente questo, ecco, è molto utile in chi ha questa perdita anche massiva legata appunto a una componente androgenica, insomma. Ma siamo stati un po' maschilisti in questo tipo di nostro incontro. C'è un qualcosa da attuare anche nel mondo femminile? Io non sono esperto in questo, quindi chiedo a te sia presente nella donna questo tipo di problema e con quale appunto approccio tu poi, avendo la donna chiaramente una diversa, come fosse, attitudine fisiologica, come puoi compensare? Guarda, ultimamente si fanno molti trattamenti sulle donne perché ci sono sempre di più donne che a livello ormonale, insomma tu sei sicuramente esperto, hanno una perdita di capelli molto centrale, ok? Penso che hai fatto caso, la perdita dei capelli femminile è la linea dritta a seconda del grado della scala di Ludwig, quindi ci sono tre scale più o meno diradate, soprattutto nella parte centrale. Lì si crea una sfumatura, con questa texture di micropuntini, e si va a togliere l'inestetismo e il diradamento, anche perché le donne... Non, spesso e volentieri non possono fare l'autotrapianto perché a livello ormonale non attecchisce. Quindi è una bellissima soluzione
estetica proprio per le donne, anche perché hanno risultato da subito. Ma sei stato molto pratico in quello che mi hai detto, quindi mi hai risolto un po', veramente un po' tutti i dubbi, io, le mie domande le hai svolte. Mi dicevi anche nelle cicatrici, io di questo non sono esperto, post trapianto? Sì, allora la maggior parte delle persone si affaccia alla soluzione dei capelli, è l'autotrapianto, è diciamo, il re della soluzione, no? Anche se poi con tutte le problematiche, perché comunque è un intervento invasivo, no? E rimangono comunque delle micro cicatrici, okay, dei bucherellini, no? Siccome i capelli vengono presi dalla zona dietro occipitale, la zona sana, vengono estratti lì e rimane sempre una serie di buchetti, esatto, che si va a coprire con la tricopigmentazione e si, esatto, va a camuffare. No, poi questo effetto poi visivo, ecco, se tu anche ne sei portatore, effettivamente è ottimo. Quindi devo dire, è una soluzione sicuramente interessante, una grossa alternativa ad approcci più aggressivi e invasivi. Assolutamente, ma ha un effetto di ingiovanimento non da poco. Ma allora, perché fare la tricopigmentazione? Adesso, sinceramente, è un trattamento che taglia la testa al toro, tu non ci pensi più alla perdita dei capelli, perché una volta che fai il trattamento tu devi solo rasarti correttamente, ti metti una crema, ti lavi alla sera, ti alzi al mattino, ti lavi la faccia e scendi. No, certo. È come avere una persona che ti fa la rasatura mentre dormi e sei già pronto la mattina. No, è un look comodo che ti dà libertà, no? Quindi, soprattutto uno sportivo, ad esempio, no? Cioè, la gestione è fantastica. Poi, come dici tu, il viso, adesso queste sono considerazioni, insomma, cambia molto, no? Tra l'assenza totale del capello, come in questo caso un capello rasato, perché questo poi è effettivamente, per chi guarda, è un capello rasato, no? E alla fine, certo, l'effetto ottico è quello, perfetto. Assolutamente sì. No, è molto interessante, a me mi ha fatto piacere. Adesso ripeto, non ho altre domande, se tu hai delle altre cose da aggiungere, ben venga. Poi adesso io pubblicherò questa nostra, quindi anche sui social, poi chi avrà domande da farti ti trova anche nei social, nel tuo sito, su Instagram, insomma. Sì, c'ho tutto. Poi, non è detto che la rifaremo ugualmente, magari fra un po' di tempo ci riproviamo, ma assolutamente. Sì, guarda, ci sono un sacco di tematiche anche da toccare, magari un'altra volta si può toccare l'aspetto psicologico, perché è fantastico. Il perché un uomo, e penso anche tu, di primo acchito prendere la macchinetta a rasarsi si fa molta fatica. Ah beh, sì, certo. Ma c'è un motivo che è bellissimo, che a livello culturale, lo portiamo a livello dei tempi romani, dei antichi proprio guerrieri greci, e c'è un perché noi facciamo fatica a rasarci la prima volta. Questo aspetto qui è veramente interessante, perché se vuoi lo tocchiamo adesso, sennò poi dopo ci togli la suspense. Noi praticamente, quando noi ci rasiamo la prima volta, è come se ci diamo un'umiliazione. Di deprivazione. Sì, perché sì, un'umiliazione. Beh, non so, hai fatto il militare? No, non l'ho fatto. Allora, quando si faceva il militare, io mi ricordo benissimo che sono andato già col capello corto, speravo che mi andasse bene, invece loro hanno preso una macchinetta e per umiliare, e ti fanno questo lavoro qui, e tu in quel momento lì della serie, io ti umilio, tu sei sotto di me in questo momento. Quindi è l'umiliazione, ma ne parleremo. Sì, facciamo questo aspetto, tocchiamo anche questi aspetti psicologici e poi magari, ecco, ritorniamo sulla tecnica, allora, ne riparleremo, insomma, magari lì possiamo fare la diretta, che stavolta non è riuscita, qualche trapiantatore che ha detto no, non lo faccio parlare. Secondo me sì. Noi siamo riusciti comunque a sfuggire, adesso la salvo, la registrazione, e poi la metto e ne avviso i nostri amici, insomma, che si può... Sì. Va bene, dai, okay. Le cose io penso che annoiano, quindi abbiamo dedicato abbastanza tempo, poi la mettiamo pure sul canale YouTube. Intanto ti saluto, grazie per averci dato queste informazioni di cui non sapevo nulla, adesso sono molte cose in più, e niente, allora dai, alla prossima occasione, va benissimo. Grazie Andrea, grazie mille. Grazie a te, buona serata, ciao bello. Ciao.